Tutte le cose che ci hai dato a conoscere posseggono un numero. Audio, gelo, notti attiche. Ah no, scusate. Filo Lao, frammento 4, Tears e Crayons. E ogni numero ha un suo significato particolare. Spulciando con attenzione i testi di Pseusippo. Speusippo, scusate, di Archita e di Filolao. È possibile ricavare una specie di smorfia pitagorica dove l'uno rappresenta l'intelligenza, il due l'opinione, sempre duplice, il quattro la giustizia, il cinque il matrimonio, il sette il tempo critico. Forse perché sono 7 i giorni della settimana. E via dicendo. I numeri, infine, secondo i pitagorici, posseggono qualità terapeutiche. I quadrati magici, ad esempio, usati peraltro anche nel Medioevo e nel Rinascimento, venivano incisi sulle strenne d'argento e preservavano dalla peste, dal colera e dalla malattia venerea. Ora io, anche se mi rendo conto che non è tanto facile, in un aeroporto esibire un quadrato magico come documento sostitutivo della vaccinazione obbligatoria, ne propongo uno dei più semplici. Non so cosa si vede lì da voi. C'è poca luce. In questa schema, sommando le cifre di ogni rigo o di ogni colonna o di ogni diagonale, si ottiene sempre come totale il numero 34. Questo quadrato magico compare in un famoso quadro di Albrecht Dürer, La Malinconia. Le cifre centrali 15 e 14 dell'ultimo rigo indicano la data dell'opera, 1514. Allo stesso risultato si arriva se si sommano i quattro vertici, i quattro numeri centrali e persino le cifre di ognuno dei quadrati minori, come si vede qui. Ok. Tutte queste correlazioni nascoste, sia tra i numeri che nei fenomeni naturali, dovevano procurare a Pitagora della vera e propria estasi di godimento. Possiamo immaginare quindi quale delusione dovette provare il nostro filosofo il giorno in cui, nel fare il rapporto tra la diagonale e il lato di un quadrato, scoprì che il risultato era diverso da qualsiasi numero intero decimale. Ma come? Se fino a quel momento tutto era apparso ubbidire alle leggi dell'armonia, come poteva essere che di punto in bianco saltassero fuori dei numeri incomprensibili? E poi proprio in merito alla diagonale. Era stato lui stesso a scoprire che il quadrato costruito sull'ipotenusa era equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Apollodoro racconta che allora, quando Pitagora scoprì il suo famoso teorema, sacrificò gli dei 100 buoi a qualcosa per uno che rifiutava di mangiare carne.